chiama Giusto Leblanc. Non ce l'ha un nome? Io l'ho appena detto, giusto, giusto? Il cognome è Leblanc e il nome è Giusto, giusto? Lei di nome si chiama François, giusto? E lui si chiama Giusto, giusto? Lasciamo perdere. Giusto! Sono Marco Zanutto e faccio François Pignon, che è il famoso cretino invitato a cena, alla cena dei cretini, pensando di essere invitato come una specie di fenomeno, perché lui lavora al Ministero delle Finanze come contabile e quindi tutta la sua passione la riserva per la costruzione di piccoli modellini fatti con i fiammiferi. Interpreto Pierre Brochand, che è un editore della borghesia, anzi diciamo dell'alta borghesia parigina, che ha questo passatempo per cui il mercoledì sera organizza con altri amici la cena dei cretini. Ogni mercoledì sera invitano a cena dei cretini. I fiammiferi vanno incollati con una angolazione di un decimo di grado per il problema della portanza, così il peso viene scaricato diagonalmente. Un momento. Con un'angolazione di un decimo di grado, se lei mi usa il fiammifero svedese, Per non parlare poi, se mi usa Minerva, perché Minerva è piatto, vai sotto! Signor Pignon, a quella cena noi ci andiamo lo stesso! Sì, mi aiuti! Il mio personaggio entra in scena perché è chiamato da Brochand e Pignon, nella misura in cui pare che la moglie di Brochand stia a letto in questo momento con un famoso maniaco di Parigi. Ha subito un furto di recente. No, perché ci sono delle parti più chiare alle pareti, come se fossero stati tolti dei quadri. Vede tutto, è fantastico! Non gli ho detto niente io, Sei fantastico, non si è! Una commedia francese di rara comicità. Io la vidi la prima volta tanti anni fa con Enrico Beruschi e Giuseppe Pambieri. E percepì la potenza comica di questo testo. Ho prodotto La cena dei cretini con Zuzzurro e Gaspare ed è stato un vero e proprio trionfo. Mi ricorderò sempre una sera al Teatro Ciacca di Milano, la gente assolutamente sotto le poltrone dal ridere, una sala gremita, e devo dire che Andrea e Nino ne inventavano di tutti i colori ogni sera. Adesso, a distanza di quasi 12 anni, ho deciso di rimetterla in scena come produttore, ma anche come regista, con la The Kitchen Company. Un produttore straniero. Un grosso produttore americano! Ma no, che idiota! No, mi scusi, è che lei è tedesco. È così perfetto, tedesco. Ma no, ma perché tedesco? Perché va benissimo tedesco. Lei è un grande produttore tedesco, ha letto Il cavallino del maneggio, il titolo del romanzo, vuole acquistare i diritti per farne un film. È un bel romanzo? Pessimo, ma che no. Mi senti? Perché? Se il libro è brutto, perché mai dovrai comprarti i diritti? Nella cena dei cretini interpreto la parte di Giusto Leblanc, che è un amico, l'amico di Pierre Brochand, che è il padrone di questa casa. Questo testo è che non è soltanto una commedia in cui ci sono dei caratteri così ben definiti e quindi il cretino è cretino, l'intelligente è intelligente, ma si rimescolano continuamente le carte. E quando posso incontrarla, signor... signor? Göring! Adolf Göring!
appuntamento io? D'accordo, a domani. A domani, signore.